Buonasera a tutti. Avete visto oggi il grande trasloco vi ha portato in apertura delle immagini che arrivano dalla Norvegia, perché siamo in collegamento con Valentina Miozzo. Valentina Miozzo è una blogger che si occupa di turismo, ma anche una guida, un'accompagnatrice di gruppi. È soprattutto una viaggiatrice e il suo blog è Viaggiare Libera. Quindi questo dà anche un'indicazione rispetto al modo in cui immagina il viaggio. Intanto ti do il benvenuto, Valentina, con noi. Ciao Luca, ciao a tutti. Allora, stiamo registrando questo, lo dico e lo diciamo fin dall'inizio, questo appuntamento in onda. Ci state seguendo alle 18 di mercoledì 26 maggio, perché alle 19 poi abbiamo l'appuntamento, lo ricorderò anche dopo, sulla pagina Instagram di Fa la Cosa Giusta per rispondere alle vostre domande sempre con Valentina. Allora, tu sei in questo momento in Norvegia, ma è soltanto l'ultimo dei tuoi tanti, tanti viaggi, no? Sul blog, nel descriverti, dici che hai iniziato a 18 anni a esplorare il mondo, a conoscere il mondo, viaggiando spesso da sola, zaino in spalla. Quindi immagino proprio che tu sia anche campionessa di preparazione dello zaino. Noi abbiamo immaginato questo percorso del grande trasloco come un percorso per preparare le persone al futuro, a un futuro più sostenibile, a un futuro in cui, per quanto riguarda il nutrirsi, l'abitare, in questo caso il viaggiare, si possono fare delle scelte più rispettose dell'ecosistema. Ecco, per partire davvero, quanto è importante scegliere che cosa lasciarsi indietro e scegliere bene che cosa portare con sé? Qual è la tua esperienza, Valentina? Guarda, io penso che il viaggiatore debba partire leggero sia spiritualmente che fisicamente. Quindi proprio l'atto di fare lo zaino è per me è un'arte, perché comunque è il momento in cui ti fai delle domande. Che cosa porto? Che cosa lascio indietro? Quindi nel momento in cui fai lo zaino, già comunque è il primo passo del viaggio. Lo zaino è un simbolo del minimalismo, dell'essenzialità. E più si viaggia, più si capisce, più ci si allontana dalle cose materiali, dagli oggetti e si capisce, si dà, diciamo, più importanza invece alla parte di esperienza e lo zaino diventa sempre più leggero. Ok, tu pensando ai cambiamenti, no, indotti anche nella tua vita, forse non avresti immaginato lo scorso anno di trovarti oggi in Norvegia, ferma lì da ormai molti, molti mesi. E che cosa pensi che l'esperienza che abbiamo vissuto a partire dal febbraio 2020 ci possa portare come eredità nel modo in cui immaginiamo e organizziamo i nostri viaggi? No, non avrei mai immaginato di essere qui, anche perché ero sempre un amante dei luoghi caldi, quindi la pandemia ha stravolto la mia vita professionale e non, però ringrazio per questo, perché da ogni esperienza, da ogni fatto anche negativo può nascere qualcosa di positivo. Ed è quello che credo che possiamo portarci dietro da quanto accaduto, da quanto sta ancora accadendo. Quindi avevamo due scelte: non accettare il fatto e subire, diciamo, una situazione di disagio e di divieti, oppure cercare di trasformarlo in un'opportunità, come molti hanno fatto e probabilmente si farà anche quest'anno. Si sceglie di visitare l'Italia, quindi esplorando, conoscendo il nostro territorio e con il nostro territorio anche la nostra storia e le nostre radici. Ovviamente va fatto in modo consapevole, perché abbiamo visto anche episodi di overtourism che prima associavamo magari a Venezia, e invece è successo sulle Dolomiti, quindi le file di camminatori, rifiuti lasciati nel bosco. Quindi ecco, quello che è
che è bene capire che per fare turismo sostenibile non basta scegliere una destinazione naturalistica, cioè è il modo in cui ci si comporta, il proprio approccio alla natura e all'esplorazione. L'invito è questo, no? Se uno legge il tuo blog, segue il tuo lavoro, un tema che torna è quello del conoscere un territorio. Come possiamo davvero conoscere un territorio? Hai appena detto una cosa molto importante, no? Scegliere una destinazione nel verde o naturalistica non necessariamente significa andare a incontrare quel territorio e le persone che vi abitano. Guarda, io credo che il rispetto passi proprio attraverso la conoscenza. Quindi nel momento in cui si vuole vivere e viaggiare con rispetto è importante informarsi. Informarsi prima, informarsi durante il viaggio e anche il modo in cui ti poni con le persone che incontri, che non sono un oggetto da esibire come spesso accade sui social media. La natura non è un oggetto di cui usufruire, non è un museo da visitare, cioè è qualcosa di cui facciamo parte, quindi non dobbiamo usufruirne, dobbiamo viverla. E tutto questo avviene tramite l'informazione. L'informazione e la sensibilità, comunque. Secondo te, in che modo ognuno di noi può dare il suo contributo per ridurre l'impatto ambientale del turismo a livello globale? Guarda, sicuramente evitando ad esempio i voli low cost per poi stare via un weekend. Quando sono arrivati i voli low cost è stata una gioia per tutti perché tutti hanno cominciato a viaggiare, però prendere un aereo per andare lontano e starci 2 giorni sicuramente è un modo di viaggiare molto impattante. Quindi questa è una cosa che se è possibile fare quando si prende un aereo, cercare di fare un viaggio di più giorni, se si ha meno tempo a disposizione invece scegliere mete più vicine, raggiungibili con altri mezzi. Secondo te, immagino l'obiezione che molti faranno, no? Non abbiamo tempo o non abbiamo soldi per immaginare un viaggio più lungo o un viaggio più lontano. Oltre alla risposta che ci ha dato, no? Scegliere itinerari di prossimità, quali altre strade possiamo indicare a queste persone? Guarda, rispetto al tempo, sicuramente è così, ci sono tantissime persone che hanno 2 settimane ad agosto, 2 settimane a dicembre, quindi è più che comprensibile questa obiezione. Però conosco tante persone che anche vengono nei viaggi di gruppo con me, che in quelle 2 settimane però cercano di fare un viaggio che sia un viaggio che arricchisce, che non deve essere per forza abbinato all'idea di fatica, un viaggio che ti porti delle esperienze che arricchiscono il tuo bagaglio culturale. La questione soldi è una domanda che mi viene posta spesso e in realtà è pieno di persone, ci sono tantissimi viaggiatori che viaggiano con un budget molto basso. Ci sono tantissime realtà, siti web, che mettono in contatto host e volontari, quindi vitto alloggio in cambio di lavoro, quindi ci sono viaggiatori che fanno viaggi anche molto lunghi, alternando periodi di volontariato e periodi magari dove stanno in ostello e viaggiano. Ci sono anche altri viaggiatori che scelgono di fare viaggi lunghi e si fermano nei posti per lavorare, come ad esempio sto facendo io in questo periodo. Quindi i modi ci sono, non è necessario essere ricchi per viaggiare, quindi più che i soldi forse è il tempo il vero limite, però anche quello una persona può scegliere che viaggio fare nel tempo che ha a disposizione. C'è a tuo avviso un tema di desiderio anche, cioè di desiderio di incontrare l'altro, di desiderio di scoprire il mondo o di scoprire anche il nostro paese, l'Italia? Cioè desiderio nel senso intimo di andare alla scoperta, no? Non so se
se per molti tu viaggi da sola ma accompagni gruppi, se per molti che scelgono gruppi magari c'è anche o noti un senso di timore verso il partire da soli. Allora, sicuramente c'è un desiderio di incontrare l'altro, di conoscere, però mi sento di dire che negli ultimi anni il viaggio si è anche associato purtroppo alla parola esibizionismo, e questo succede molto anche per i social media sui quali io lavoro. Però è diverso utilizzare i social media e viaggiare per apparire, per far vedere agli altri che stai viaggiando, ed è diverso invece usare i social media per condividere quello che si sta vivendo, le conoscenze con le altre persone. Quindi è lo stesso atto, ma con una motivazione diversa. Quindi io mi auguro che nel tempo la parte dell'apparenza vada scemando e il viaggio riacquisti il suo significato originale, proprio di scoperta e di crescita. Per i viaggi di gruppo, i viaggi da soli, negli ultimi anni veramente si parla molto di viaggio in solitaria, soprattutto delle donne, quindi sta crescendo questo desiderio e anche diciamo, il timore che c'era prima, c'è ancora, però diciamo che non è più qualcosa di tanto temuto. C'è chi sceglie invece i viaggi di gruppo, semplicemente perché gli piace socializzare, perché ama avere magari una guida che spiega, che racconta, che faccia da interprete tra l'ambiente e la popolazione locale e le persone in viaggio. Qual è il tuo rapporto con il camminare? Terra di Mezzo è editore di tante guide dedicate ai cammini ed è forse uno dei modi di esplorare, dei modi anche più belli per esplorare il territorio. Anche. Sì, camminare per me io la chiamo meditazione errante. Per me è una medicina. È camminare proprio per giorni, ti mette in contatto con te stesso. Quindi, se all'inizio tendi a guardare quello che hai attorno e apprezzarlo, cominci a apprezzare i silenzi, cominci a guardare i dettagli della natura e pian piano entri dentro te stesso. Camminare per me è una cosa sacra, davvero. Siamo andati qualche settimana fa a trovare Maurizio Carucci e Martina Panarese, due camminatori in Appennino. Tu sei cresciuta sull'Appennino modenese. In che modo credi che arricchisca il tuo modo di osservare il mondo che stai attraversando, il luogo in cui sei cresciuta? Beh, io più viaggio, più sono legata al posto dove sono cresciuta. Più guardo altri luoghi, più riesco ad apprezzare quello che ho vissuto nella mia infanzia. Ho avuto la fortuna di vivere e crescere comunque in campagna, quindi vivendo proprio le tradizioni rurali, le tradizioni emiliane nel mio caso. Quindi non sono, diciamo, quel tipo di viaggiatore che vorrebbe, si innamora di un'altra cultura e vorrebbe, diciamo, abbandonare la sua. Io più viaggio, più sono legata alla mia terra. Quindi non ci sono altri posti in cui ti senti radicata? Beh, in realtà l'India è l'unico posto al mondo dove sono tornata, quindi almeno per 7 anni di fila, ogni anno un mese o due sono a Varanasi, a parte gli ultimi 2 anni per ovvie ragioni. E quella, diciamo, è quella che sento un po' come una seconda casa. Che cosa dovrebbero cercare le persone nell'offerta di un tour operator, no? Ovvero, quando vai in un paese per studiare
un tour o un itinerario per persone che devi accompagnare, quali sono gli elementi per te chiave? E quindi come ci si dovrebbe approcciare a questo tipo di viaggio? Ma quando creo un itinerario, prima di tutto cerco di coinvolgere la popolazione locale in modo che i soldi dei turisti vadano direttamente alla popolazione locale. E cerco di collaborare con strutture che abbiano a cuore la sostenibilità, quindi almeno che seguano i principi base nel limitare ad esempio l'uso della plastica. Ovviamente in giro per il mondo non è che si trovino facilmente, soprattutto in certi paesi, eco resort dotati di pannelli solari e tutte le ultime tecnologie all'avanguardia. Quindi, cerco prima di tutto di coinvolgere la popolazione locale, che deve essere veramente parte integrante del viaggio. Vivo da 7 mesi in un luogo molto isolato e interagisco con davvero pochissime persone. E quindi condividere le mie esperienze, le mie sensazioni sui social media, confrontarmi anche con chi mi segue. Infatti, a volte proprio ringrazio, diciamo, la mia community, se vogliamo chiamarla così, perché ho un ritorno molto generoso, molto, molto bello. Quindi sì. Invito la regia a mandare il secondo contributo video dalla Norvegia e a te chiedo che cosa ti porti o ti porterai a casa, non so quanto a lungo durerà ancora, da questa esperienza nordica, no? Una cosa, se ho ben capito, se abbiamo ben capito, una novità assoluta per te il freddo e anche un ambiente così isolato. Guarda, io mi porterò a casa un'esperienza meravigliosa che mai avrei pensato di vivere, perché se un anno fa mi avessero chiesto ma prossima destinazione Circolo Polare Artico mi sarei messa a ridere perché odiavo il freddo, cioè non riesco a sopportarlo. E invece ho vissuto, sto vivendo un'esperienza diversa perché non è un viaggio, è proprio vivere qui e quindi c'è cioè, l'esperienza ad esempio della notte polare, quindi 2 mesi di buio, non me la dimenticherò mai per tutta la vita, quella è un'esperienza che quasi collego al cammino, tanta è l'introspezione che ho trovato in questi 2 mesi di buio. E la solidarietà mi porterò dietro, un paesino di 28 abitanti, però io mi sono sentita accolta come in una famiglia. Quindi ecco, un altro aspetto bello del viaggiare tanto è poi avere tante famiglie in giro per il mondo. Questa è una cosa che riempie il cuore. Nell'ascoltarti all'inizio della risposta precedente, mi è venuto in mente anche un aspetto che potrebbe essere, non so se una parola. Noi abbiamo iniziato questo percorso del grande trasloco riflettendo sulle parole per il futuro, con Michele Serra. Mi è venuto in mente il concetto di inatteso, no? L'importanza anche di essere aperti a ciò che non è, a ciò che non auspichiamo, che nemmeno immaginiamo. Che valore ha per te il lasciarti coinvolgere, no? Darti non so se è lo spazio per esplorare o lo spazio per lasciarti stupire nel viaggio, ma nel viaggio anche come sinonimo della vita. Guarda, per me è fondamentale. Cioè, io cerco di ascoltare i segnali che mi manda la vita e di abbracciarli in qualche modo, cioè di non fare troppa resistenza, ma è una cosa che ho capito negli ultimi 2 anni, non fare troppa resistenza, quindi proprio l'apertura a quello che è inatteso. Se
riesci, almeno a me è successo così, se quando sono riuscita ad aprirmi all'inatteso sono successe cose meravigliose. E questo probabilmente è un messaggio che possiamo lasciare, un invito che possiamo fare anche ai nostri ascoltatori, a chi appunto partecipa a questo momento. Ti faccio un'ultima domanda, Valentina. Abbiamo già parlato di social network, appunto spazio dove condividere immagini, riflessioni, però tu fai dei tuoi social network anche un uso, non so se definirlo politico, no? Parlando ad esempio sui temi legati ai, scrivendo ad esempio dei temi legati ai cambiamenti climatici. Che cosa ti spinge a fare di uno spazio che potrebbe essere immaginato come, diciamo così, frivolo, uno spazio di impegno? Guarda, io credo che sia un dovere morale. Chiunque abbia un pubblico di un certo tipo, io credo che non debba passare solo tramonti, come dico, ma informazioni. Questo davvero lo considero una cosa importante. Io non, anzi, sinceramente, non troverei motivo di essere sui social media se non ci fosse dietro la reale voglia di passare un messaggio. Ringrazio per questa chiacchierata con noi. Ricordo che alle 19 l'appuntamento è anche sulla pagina Instagram di Fa la Cosa Giusta per rispondere alle vostre domande con Valentina. Invece il Grande Trasloco la prossima settimana fa una pausa per il 2 giugno. Noi torneremo il 9 giugno alle 13 con Giovanni Storti. Con Giovanni del trio Aldo, Giovanni e Giacomo parleremo di uno dei temi forse chiave del viaggiare del futuro, che è quello legato alla bicicletta, come i cammini, un tema che abbiamo toccato oggi con Valentina Miozzo, un tema legato allo spostarsi senza consumare combustibili fossili. Non è la slitta su cui ti abbiamo visto in Norvegia, ma un altro modo per spostarsi usando soltanto la forza delle proprie gambe. Quindi ringraziamo ancora Valentina Miozzo per essere stata con noi. Ciao, e grazie, l'appuntamento, grazie a voi. Appuntamento alle 19 su Instagram.